Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Ingresso in campo, ultima giornata, torneo Super Eleven che vede affrontarsi l'Inter Napoli contro l'FNCC. Inter Napoli in maglia verde, FNCC in completino rosa. Diamo ora le squadre che si schierano al centro del campo ed effettuano il saluto al Kennedy Stadium. Ora il saluto tra le due compagini che poi si schiereranno a parti invertite del campo e che daranno inizio a questo big match. Ora i due capitani per sorteggiare il tocco per la palla e per il campo, capitani Ivone per l'Inter Napoli, Cibelli per l'FNCC. Noi ci mettiamo a campo di là. Sorteggiati palla e campo, possiamo chiudere il collegamento. Un saluto da Boateng. Primo tempo tra Inter Napoli e FNCC, ultima giornata del torneo. Ora vediamo l'FNCC in completino rosa a gestire il possesso di palla. Lancio lungo a servire gli attaccanti. Errore ora in disimpegno della formazione FNCC. Diamo ora la rimessa laterale per l'Inter Napoli che prova a rendersi pericoloso lì davanti. Vediamo ora il calcio di punizione per la formazione Inter Napoli che proverà a rendersi pericolosa in questa occasione. Calcio di punizione effettuato, la palla al centro e la palla smanacciata dall'estremo difensore. Scusate, un passo indietro per favore. Mister. La palla al centro. Colpo di testa errato, la palla che termina sul fondo. La cava, estremo difensore. FNCC si appresterà a battere questa rimessa dal fondo. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Rimessa dal fondo effettuata dalla cava, il lancio lungo, stacco di testa, ancora la palla è contesa, il tiro, la palla che termina sul fondo. Dobbiamo andare sotto la panchina. Ci scusiamo con il pubblico a casa per questo piccolo disguido. Ora vediamo la formazione FNCC in possesso di palla. Anche sotto la pioggia! Rimessa laterale FNCC. Palla lunga, colpo di testa. Ancora ci prova la formazione dell'Inter Napoli. Ora confusione in mezzo a campo, possesso di palla FNCC che avanza, palla al piede del passaggio filtrante, Polverino chiude la palla che ora arriva nei pressi, sono solo maglia rosa. Ancora il numero del giocatore FNCC che prova ad andare sulla fascia, viene chiuso, la palla che termina sul fondo, partita contratta che fa fatica a decollare. Le due squadre si studiano. Rimessa al fondo Inter Napoli.
Con l'ultimo non muoviamo quello con mezzo crescendo. Toni, Toni. Possesso di palla, Inter Napoli, lancio lungo, il contropiede. Prova ad arrivare sul pallone, un po' troppo lungo. Peccato. Occasione ghiotta per la formazione Inter Napoli. Ragazzi, per favore, silenzio. Cibelli in possesso di palla. Ancora l'Inter Napoli a recuperare il pallone, ancora il capitano Cibelli dell'FNCC a liberare. Parte in contropiede la formazione FNCC, ma Luca Izzo chiude tutto. Ancora Inter Napoli a gestire il possesso di palla. La palla all'indietro per Izzo, che appoggia all'estremo difensore. Risultato ancora fermo e bloccato sullo 0-0, ma possiamo chiudere il collegamento tra Inter Napoli e FNCC, ricordando il risultato di 0-0 appunto. Un saluto da Boateng. Secondo tempo tra Inter Napoli e FNCC, ricordiamo il risultato di 2-0 per l'Inter Napoli, che incrementa il proprio vantaggio in questo secondo tempo. Primo tempo che era terminato con il risultato di 1-0, ora il secondo tempo per ben 2-0, l'Inter Napoli sta vincendo questo match. Ancora la palla che termina in fallo laterale per la formazione in casacca verde, cioè l'Inter Napoli. La palla gestita dalla formazione Inter Napoli. Ora Ivone, il controllo. La palla che termina sui giocatori in maglia rosa, l'FNCC. Ancora che pressa l'Inter Napoli, alto. Non far ragionare i giocatori FNCC. Calcio di punizione. Cibelli ad incaricarsi di questo calcio di punizione. La palla lunga, il controllo, la sponda all'indietro, poi il tiro, la palla che termina sul fondo. Nulla di fatto. Campo scivoloso, la tanta pioggia che scende qui sul Kennedy Stadium. Palle, mettiti dietro, non scendere più. Ancora le giocate delle due formazioni, ma l'Inter Napoli si chiude bene, prova a ripartire. Sembra più vivace l'Inter Napoli in questo match. FNCC che soffre un po' la pressione altissima dell'Inter Napoli. Ora ci prova però la formazione FNCC, ma ancora la splendida chiusura difensiva dell'Inter Napoli. Polverino sul punto di battuta del calcio di punizione. Polverino, il lancio lungo, il controllo dei propri giocatori, il lancio lungo a servire De Stasio, che però era in fuorigioco. Calcio di punizione FNCC. Lancio lungo di Cibelli. La chiusura splendida della retroguardia Inter Napoli. Cibelli in possesso di palla. Scusami. Ancora Inter Napoli con De Stasio che lotta, palla al piede, in mezzo a tre maglie avversarie, riesce ad andarsene. Ancora De Stasio in grande forza, il pallone filtrante a servire proprio compagno, la palla è preda dell'estremo difensore FNCC. Cibelli, lancio lungo, la palla è intercettata ancora dall'Inter Napoli. Ancora il passaggio filtrante, la palla servita quando il giocatore era in fuorigioco. Calcio di punizione FNCC. Cibelli, il lancio lungo, palla sbagliata, rinvio lungo ancora per De Stasio, che prova ad inseguire questo pallone, riesce a tenerlo in un primo momento in campo, in un secondo momento la palla termina fuori. Ma possiamo chiudere il collegamento per quanto riguarda anche questo secondo tempo tra Inter Napoli e FNCC, ricordando il risultato di 2-0 per l'Inter Napoli. Un saluto da Boateng, ciao ragazzi.